La Commissione di Vigilanza si riunisce sui prati di Tivo, per sapere cosa? Noi come la Commissione di Vigilanza l'abbiamo chiesta, che la provincia ha speso fondi su prati di Tivo, sugli impianti prati di Tivo, per la riapertura di quegli impianti, quindi sia la messa a norma l'anno scorso con la revisione quinquennale e sia quest'anno con manutenzione ordinaria e straordinaria. Quindi oggi ci troviamo il secondo anno, perché lo ripeto, nemmeno l'anno scorso gli impianti sono stati aperti, perché l'anno scorso ci fu la storiella della storia della captazione, che era scaduta tutta la condizione della captazione, e quindi non potevano essere attivati i cannoni perché mancava l'acqua. Quindi l'anno scorso c'era la scusa della captazione. Quest'anno abbiamo la scusa della congestione dell'ASBUC e nemmeno quest'anno si riapre gli impianti. Si capisce che c'è, io lo intravedo come gruppo, una volontà di non riaprire gli impianti in una fase invernale, perché io capisco, interessa da parte dei gestori a tenerli aperti il periodo estivo e non appassionarsi al periodo invernale. Però il modello turismo del nostro Paditivo, della nostra montagna, è un turismo in cui è vivo sia d'estate che d'inverno. Quindi alla fine questa vigilanza è capire la provincia come ha speso i suoi soldi su Paletivo, perché noi abbiamo fatto un investimento, lo dico, abbiamo fatto due variazioni di bilancio in questa provincia quest'anno per 130.000 euro, di cui sono state fatte nel termine a dicembre, qui assegnati i fondi alla Gran Sasso per fare manutenzione. La storia della congestione è una storia che risale a luglio, quindi da luglio che va in giro il problema dell'ASBUC. La concessione scaduta, in cui l'ASBUC rivendica in maniera corretta, rivendica il pagamento della concessione, dell'uso dei terreni, perché comunque deve pure dar conto ai suoi associati. Però un problema annoso è che, secondo me, la provincia, come coordinatore, insieme alla Gran Sasso, che da luglio era investita tale problematica, e secondo me la poteva affrontare in tempi giusti e non arrivare oggi a dire che gli impianti non riaprono perché manca la concessione con l'ASBUC.